Allora, questa parte qui, questa parte della presentazione, volevo suscitare un po' di curiosità in alcuni progetti di marketing che coinvolgono le mamme, no? Anche perché appunto le mamme in rete sono tantissime, sono attivissime, parlano di un sacco di cose, di argomenti, eccetera. Io, per esempio, ho gestito un progetto che era basato su un'intera ricerca con una metodologia che si chiama etnografia digitale, cioè significa calarsi completamente nel territorio culturale che si esamina, quindi l'osservatore, il ricercatore non è esterno alla comunità che ricerca, che indaga, che esplora, ma è interno, ne fa parte. E siccome noi ne facciamo parte da un po' di anni con i nostri blog e con le nostre attività, ho tirato fuori un bel po' di materiale sui temi dominanti, i comportamenti, gli atteggiamenti, eccetera. L'abbiamo fatto sia con un'osservazione della rete e delle discussioni in rete, con interviste individuali. E per esempio sono uscite fuori un po' di cose. Boh, sono uscite fuori. Ah, sì. Intanto che si passa da lì a lì in un attimo. Esatto, e intanto che appunto l'etnografia comune, eccetera, è quella, e poi noi sappiamo benissimo che invece la vita reale è un'altra. Ok, e questo ce lo stiamo dicendo da un bel po' di anni, e magari anche il marketing comincia a capire che la mamma non vuole più sentirsi rappresentare in quel modo ideale, perfetto, dove ha tutto sotto controllo, tutto in ordine, produce yogurt, produce, non lo so, fa. O coglie la zucchina dall'orto in casa e fa. Vabbè, magari sì, non vuole sentirsi rappresentare in maniera idealizzata, ma vuole dei messaggi che siano più utili, concreti e con i piedi per terra, basati sulla vita reale. Ecco, queste cose qui. Siccome l'oggetto della ricerca era di cosa hanno bisogno le mamme quando parliamo di supporto, quando parliamo di aiuto, abbiamo messo su una mappa questi territori del supporto, quindi c'è un ambito più individuale e un ambito invece più sociale, collettivo, c'è un ambito più pratico e uno più utopico, nel senso legato ad alcuni valori, motivi. Nell'ambito individuale e valoriale, il supporto dal punto di vista psicologico, dal punto di vista delle relazioni, tante, soprattutto da neomamme, cioè nel primo periodo, nel primo impatto del cambiamento della propria vita. Poi, dal punto di vista sociale e pratico, importante il supporto e lavorare, e così via. Per ciascuno di questi temi sono state individuate, diciamo, i bisogni, i temi di conversazione più presenti, ma sono state individuate anche atteggiamenti. Ci siamo un po' divertiti perché appunto io prima di diventare mamma pensavo che l'idea di mamma fosse una, cioè si dice la mamma è una sola, no? E invece la maternità segmenta, divide le donne, cioè le differenze vengono fuori prepotentemente perché tendiamo intanto a cercare di capire chi siamo veramente. Perché vogliamo poi passarlo ai nostri figli, ci sentiamo più responsabili, prendiamo più in carico delle cose, assumiamo anche degli atteggiamenti, delle pose, diventiamo più intolleranti magari su certe cose, dei problemi che prima non ci ponevamo, adesso invece ce li facciamo fino all'estremo, fino ad esagerare, anche a porcene anche. E così per persona che ha bisogno di supporto, che chiede consiglio in tutto, diciamo l'indecisa, c'è veramente green che ha sposato uno stile delle scelte consapevoli ed è molto convinta di quelle scelte, c'è invece la parte più impegnata su determinate cause sociali,
oppure esperta di determinate materie e così via. Ognuno di questi gruppi chiaramente aveva delle caratteristiche, ovviamente adesso bisognerebbe andare dentro tutta la ricerca per raccontarvela, ma ho voluto darvi soltanto un flash di quello che può venire fuori. E in estrema sintesi, quello che è venuto fuori è che i codici e i linguaggi della maternità sono passati da, appunto, la madre angelica, sacrificale, la madre nutrice, alla madre super incasinata, multitasking, lavoratrice, quella che rincorre, che deve conciliare, che deve sempre essere, che è sempre alle prese con i suoi sensi di colpa, ma la tendenza, l'aspirazione, il movimento è verso madre consapevole, cioè autocritica, in grado di lasciare andare alcune imperfezioni, coltivare anche spazio per sé, insomma coltivare degli interessi, sperimentare, cercare, condividere, ecco, questi eventi rispetto, diciamo, positivi rispetto a quelli negativi che vedete invece nella supermamma con i superpoteri, che il delirio di onnipotenza, che deve riuscire a far tutto. Per fortuna, piano piano, alcune frange della popolazione delle mamme si stanno muovendo verso quella direzione. La mappa dei bisogni, la mappa dei servizi che servono, questi sono praticamente i servizi che servirebbero per ciascuna di quelle aree di bisogno che abbiamo visto prima. E ovviamente sono tanti, però da qui appunto venivano molte idee per possibili iniziative di servizio alle comunità di mamme. Ma un'altra cosa che è venuta fuori da questa ricerca: bisognerebbe anche smettere di parlare solo di mamme, a dire la verità, bisognerebbe parlare di genitori. Quindi ogni volta che noi facciamo iniziative per mamme o che usiamo la parola mamme, proviamo a sostituirla con genitori, vediamo che succede, perché quando il problema resta solo della donna non si progredisce. E infatti almeno un papà ce l'abbiamo, vedi? Con noi, per fortuna. Anche in azione, infatti. Blog, social network applicati a questa realtà. Intanto, vabbè, è una realtà enorme, 24 social network, abbiamo già visto prima, 13,5 milioni di lettori, 4 milioni di blogger, circa il 15% della popolazione. I blog, in particolare mammeschi, hanno una dimensione, vabbè, perché parliamo di blog qui? Perché dal marketing siamo saltati al blog? Perché il blog è uno strumento di marketing di se stessi, diciamocelo, anche se questo vi può far storcere il naso, in realtà non è nulla di negativo. È un modo per farsi conoscere, per far conoscere quello che si fa. No? Quindi in alcuni casi è decisamente narrativo, è decisamente il tono è individuale, in altri casi assume anche una valenza sociale, perché la maternità e la genitorialità diventano un'occasione per sviluppare delle tematiche piuttosto importanti, e noi abbiamo fatto delle profonde su questo argomento nei nostri blog. Vi ho messo per esempio un commento che dice che il passaggio del blog è stato molto importante perché queste sono persone che attraverso l'esperienza materna cercano di capire, di inquadrare, di fare il punto sul proprio ruolo in tutti gli ambiti, in tutti i ruoli, per fare poi considerazioni più generali su società e istituzioni. Un po' quello che vi dicevo prima, che si prende un'altra consapevolezza nel momento in cui si assume questo ruolo, e quindi si è più portati a fare dei discorsi di responsabilità che investono anche la collettività, a dire per esempio perché il lavoro deve essere organizzato in questo modo e non possiamo cambiarlo. Dove sta scritto che il lavoro deve essere così? Dove sta scritto che con le tecnologie che ci sono oggi per fare carriera devo stare in ufficio 12 ore al giorno? Non serve, semplicemente non serve. E però queste sono battaglie lunghe che attraverso i blog e tutto il mondo dei social network si portano avanti con una grande pluralità di voci
e con degli strumenti che appunto prima di condivisione che prima non c'erano. C'è tutto lo storytelling, c'è un discorso di relazione, cioè l'uso dello strumento del blog rispetto allo strumento di un forum è molto più, come dire, intenso, intimo, personale, perché mentre un forum si sviluppa per domande e risposte rapide, botta e risposta, il blog ha proprio uno spazio di narrazione di sé, di eventi, quindi si passa da una dinamica di informazione a di storytelling, e queste storie ci fanno poi intrecciare relazioni con altre persone che raccontano storie simili alla nostra, eccetera, eccetera, scopriamo affinità di interessi, eccetera. Vabbè, qui ci sono delle citazioni, ma poi magari questa presentazione vi arriverà, eh? Che dici, Anna? La mettiamo comunque in condivisione. Questo era un racconto, per esempio, questo è un commento, non è neanche un po'. È un commento che fa il punto su tutti i sensi di colpa che è una o comunque di inadeguatezza, ecco, più che sensi di colpa è il senso di inadeguatezza, cioè ci si confronta sempre con modelli che sembrano sempre migliori e sempre con qualcuno che ci consiglia di fare sempre tutt'altro. Ma comunque la cosa divertente è che qualunque cosa tu faccia troverai sempre uno studio scientifico che dimostra il contrario, cioè qualunque cosa tu... figli sani e più indipendenti se la madre lavora, e dopo 15 giorni figli felici e sereni se la madre sta a casa almeno i primi 3 anni, e quindi tu dici quindi cioè capisci che la cosa migliore è decidere per conto tuo in base a quello che sei, in base a quello che senti, perché tanto di opinioni e di studi pseudoscientifici ce ne sono a bizzeffe. Ecco, appunto, questo è poi sono le mamme tra di loro anche che giocano molto su questa continua senza di inadeguati, questa continua competizione o far sentire inadeguata l'altra. Vabbè, questo era un post satirico in cui si descriveva questa mamma superego che ragiona sempre per contrario, no? Se hai fatto io invece avevo fatto così, eccetera, eccetera. Però l'importanza dei blog è anche fare educazione, promuovere dei movimenti, fornire dei servizi, cioè col passare degli anni i blog che inizialmente erano più dei diari si sono specializzati quasi per competenze. Quindi trovate appunto il crafting, trovate Claudia, aiutami tu a descrivere i vari filoni, le varie competenze di blog di mamme, a parte la cucina e il crafting, eh? La cucina, lo yoga, vari tipi di attività, vari tipi di i viaggi con i bambini. Allora, quella era una breve introduzione al mondo dei blog. Vediamo un po' i social network. Allora, i social network sono delle piattaforme che consentono di gestire la propria identità e la propria rete di contatti. Ecco, questo con una descrizione estremamente semplice, no? Questo è... La quantità, l'importanza numerica dei social network nel mondo, e lì sotto avete quindi i milioni di utenti, e lì sotto avete i numeri italiani, anche se non sono completamente aggiornati. Il punto è che i social network non sono saltati fuori dal nulla, non sono un'invenzione. Non sono un'invenzione recente. Quello che è successo è che i nuovi strumenti, i tablet, eccetera, gli smartphone, o comunque la velocità della connessione, insomma, hanno fatto sì, e l'accesso di un numero sempre maggiore di persone a internet hanno fatto sì che esplodessero, che molto più, cioè che la condivisione, la connessione fosse resa molto più facile e accessibile a tutti in questi ultimi anni. Sì, ma io ero iscritta a MySpace nel 2007. 2007. Sì, poi siamo passati tutti su... C'era Splinter, che fu la prima piattaforma di blog.
Poi c'è stato Windows Live Space quando uscì MSN. Infatti il mio primo blog era su Windows Live Space. Sì, e poi dopo MySpace e alla fine l'ho fatto con Sport. Quanto avevi? 6 anni? No, diciamo! Per cui andando indietro nel tempo, addirittura nel 97 esisteva un social network. Quindi quello che è cambiato è proprio la velocità, la facilità di accesso con le nuove tecnologie. LinkedIn esiste dal 2001? Sì, infatti io sono iscritta da allora. Sì? No, no, sì, mi ha mandato l'invito un amico. Ero in Grecia, quindi era il 2001-2002 massimo. No, infatti possiamo parlarne di LinkedIn, vi avevo messo qualcosa, perché secondo me è estremamente utile. Nel Nord Europa lo usano tantissimo. Nel Nord Europa di più. In Italia ci sono comunque più di 3,5 milioni, sono comunque più di Twitter, gli utenti in Italia di LinkedIn, ma sono comunque meno rispetto ad altri paesi. La differenza tra social network simmetrici e social network asimmetrici è che in quei social network la corrispondenza, la connessione è biunivoca, cioè io mi collego a te, tu ti colleghi a me e ognuno può vedere i rispettivi contenuti. Qui invece tutto quello che io pubblico è visibile a tutti, non dobbiamo necessariamente connetterci. E ovviamente sì, sì. Partiamo da Facebook. Ora non so qual è il vostro vissuto, la vostra esperienza di Facebook. Io vi dico due cose soltanto sull'algoritmo di Facebook e sull'importanza di gestire delle pagine Facebook, quindi in ottica ancora una volta economica e marketing. E il punto è che Facebook è talmente presente nella vita di tutti che rappresenta un contenitore, una fonte di informazioni sterminate sui navigatori, no? Quindi si parla continuamente cosa, che uso fa dei nostri dati, eccetera eccetera. È semplice, ci profila per farci arrivare poi delle pubblicità mirate, quindi tutto quello che noi decidiamo di dire sulla città in cui siamo, sulle nostre età, eccetera, viene poi usato per profilare delle campagne. Se non vogliamo che qualcosa sia pubblico, semplicemente non lo dobbiamo scrivere, cioè è semplice. Vabbè. Ora il punto è che. Diceva, lo scrivo su Facebook così non fa nessuno. Sì, 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 certo, certo. La sfida per gli operatori di marketing e della comunicazione è accedere a questo patrimonio nel modo giusto e senza essere percepiti come invasivi, appunto. Infatti Facebook sta molto attento a cambiare, a comunicarci periodicamente la normativa sulla privacy, come vengono utilizzati i dati, e in alcuni casi ci sono state anche delle ribellioni su delle iniziative che hanno fatto, su cui poi sono dovuti tornare indietro. È fondamentale distinguere queste tre modalità di interazione su Facebook, che sono l'utente con il profilo individuale, la pagina o il gruppo. Se vi ricordate, all'inizio si promuoveva molto di più l'uso dei gruppi, poi è rimasto per un uso appunto puramente privato, e quindi i brand usano pagine, cioè comunque le attività economiche o i personaggi pubblici o chiunque voglia promuovere qualcosa in modo pubblico deve usare una pagina. Perché? Perché ci sono delle grandi differenze tra un profilo utente e un profilo pagina. Il profilo utente può essere usato solo da una persona fisica. La cosa divertente, quando io e Claudia eravamo in un negozio che aveva una catena di affiliati di negozi, ogni singolo negozio aveva aperto il suo profilo, avevano dei profili, e noi che cercavamo di spiegargli che dovevano usare delle pagine, non dei profili, non ci siamo uscite, non avevano capito. Il grande vantaggio delle pagine è che si danno dei like che vengono automaticamente accettati, mentre nelle amicizie bisogna accettare le amicizie. Poi di qua c'è un limite di 5.000, di qua c'è un
nessun limite. Non puoi fare spam mandando troppe richieste di amicizia, mentre puoi pagare, è ovvio questo nell'interesse di Facebook, puoi pagare degli annunci per far crescere i tuoi like. Hai un accesso unico, mentre nelle pagine puoi avere vari diversi ruoli di amministrazione della pagina che puoi dare a diverse persone. E ok, vabbè, immagino che un po' di queste cose le sappiate già. L'altra cosa è che appunto la pagina pubblica è indicizzata e ricercabile dai motori di ricerca, mentre un profilo che è settato come privato non è ricercabile da un motore di ricerca. Esiste una cosa che si chiama Edge Rank, che è l'algoritmo con cui si determina la visibilità dei contenuti sulle nostre bacheche, cioè in base a che cosa, vi siete mai chiesti, compaiono determinati post sulla vostra bacheca di Facebook e altri no? Voi non vedete mica in tempo reale tutto quello che tutta la gente con cui siete connessi sta pubblicando. Sì, quello è sicuramente uno degli ingredienti dell'algoritmo, cioè l'affinity che indica il livello di interazione che mediamente ho con quelle persone. Infatti ci sono alcune persone che non vedo mai e me le scordo, sì. E altre invece che vedo troppo e che vorrei scordare alla grande. Il tipo di contenuto di per sé ha un peso. Per esempio, se un amico ha pubblicato una foto oppure se ha commentato su una foto, Facebook tende a dare un peso maggiore ai contenuti visivi, a farli comparire di più in cima all'edge rank. E poi l'ultimo fattore è il tempo, cioè quanto più tempo è passato da quando quel contenuto è stato creato, più andrà in basso e meno avrò la possibilità di... anche un commento è un contenuto, per cui nel momento in cui io commento lo ricreo, sto creando di nuovo un contenuto, esatto. Ovviamente ci sono poi dei servizi a pagamento per promuovere siti, pagine, app, eccetera, e questo è il business di Facebook, no? Ovviamente. È quello che Facebook fa, cioè garantisce un'altissima profilazione degli utenti, per cui gli annunci che compaiono a te, Anna, che sei molto più giovane di me, non saranno gli stessi che compariranno invece molto spesso, addirittura l'anno di nascita ti mette quel maledetto. Sei nato nel 1900. Per cui per comparire in alto si sono tirate fuori, diciamo, delle regolette, come la pubblicazione di foto e immagini sicuramente aiuta, quindi chi gestisce delle pagine pubbliche usa molto le foto e le immagini perché queste vengono premiate. Le citazioni con informazioni provenienti da un'azienda, da un'attività, le domande generano commenti due volte di più rispetto a contenuti che sono posti in forma non domanda. Ma questo genera anche dei fenomeni, come dire, di manierismo un po' ridicolo, perché vedete pubblicare continuamente questi post con la domanda: voi cosa ne pensate? Cioè, come se poi mettendo alla fine la domanda quello fosse automaticamente un contenuto engaging, si dice. No, ovviamente l'engagement, cioè la capacità di coinvolgere le persone, nasce dal tempo che ci mette, insomma, dalla relazione che hai creato col tempo, dall'empatia, dal tono di voce che usi, dal personaggio che sei, da tante cose. Non è che semplicemente il fatto di fare una domanda sia garanzia di successo. E poi ci sono delle metriche. Facebook aggiorna continuamente le metriche con cui misurare il successo della propria fan page. Quindi la reach, che significa la cosiddetta portata, quanta gente ha visualizzato quel contenuto. Sì, adesso lo vedi in tempo reale. Organica è quella
La prima è la reach totale, cioè possono averti visto anche persone che non sono tuoi fan, mentre l'organica è quella tra i tuoi fan solamente. Ok? L'engagement è quante persone hanno interagito con quel contenuto, condividendolo oppure commentandolo oppure cliccando per aprire un link. Poi c'è un sottogruppo di questi che sono quelli che hanno creato una storia, hanno parlato di te, quindi il sottogruppo di quelli che hanno commentato in particolar modo. Il click through significa quante delle persone che hanno visualizzato hanno cliccato, e poi c'è anche una metrica che è un feedback negativo, cioè hanno cliccato, smetti di seguire. Ok. Esatto, l'engagement, queste sono tutte le cose che io posso fare e in quel momento Facebook mi registra come utente coinvolto. Io non traduco mai engagement con ingaggio, utente ingaggiato, perché non è italiano, ma tutti nel settore lo fanno, va bene. E il tasso di engagement sono gli user che sono stati coinvolti da quel contenuto rispetto al totale degli user che ho raggiunto, cioè di quelli che hanno visualizzato. Quindi cos'è che fa engagement? Metto un like, clicco sul nome di un commentatore, clicco sul video, sull'immagine, lascio un commento, condivido do feedback negativo. Comunque ho generato un coinvolgimento, poi una piccola parte di questa può essere anche negativo. È importante perché può essere attivo, passivo, ed è la seconda metrica da guardare dopo la portata, la reach, perché mostra l'interesse che riusciamo a generare con i nostri contenuti. Ok, quindi gestire una pagina Facebook è importante sia per la strategia e gli obiettivi che bisogna stabilire all'inizio, ma sia poi anche per l'esecuzione, per andare a vedere concretamente le cose che stiamo facendo, e quindi monitorare costantemente il risultato. Questo è il lavoro che fa un social media manager, che è una figura professionale ormai nuova, ma che è quello che traduce i piani, gli obiettivi di comunicazione di una società, di un brand, anche di uno studio legale, anche di un parrucchiere o di una che vuole tenere professionalmente la sua pagina Facebook, magari non ce la fa perché non ha persone che hanno il tempo di farle e quindi paga qualcuno per farlo. Idealmente, in un mondo ideale, chi gestisce una propria attività dovrebbe mettere la propria voce, la propria personalità lì dentro, però oramai è diventato una professione, cioè bisogna dedicare del tempo, bisogna essere dedicato a questo, quando lo fai con una certa, diciamo con degli obiettivi importanti, ecco. Invece Twitter, quanto usate voi Twitter? Ce l'avete? Lo usate? Lo conoscete? Ma non lo usi, ok. Twitter invece si definisce microblogging, un social network simmetrico ma è asimmetrico, per cui posso vedere i contenuti teoricamente di tutti, cioè se io faccio una ricerca per argomento con il famoso cancelletto, posso trovare tutti quelli che hanno parlato di quell'argomento e che hanno usato quell'hashtag, quel cancelletto. Non devo essere loro follower connesso con loro. Ah sì, adesso l'hashtag viene usato anche da Facebook. Le pagine posso collegare. Sì. No, solo no. Lo fai, ma lo fai all'inverso, cioè il tuo tweet può essere caricato su Facebook. Ti arriva su Facebook. Il cancelletto con la parola chiave. Mm-hmm. Ah, no, non ti cerca dentro Facebook, esatto, e cerca tra quelli pubblici comunque, cioè tu devi aver impostato quel post pubblico e visibile a tutti, altrimenti
è privato, non lo possono vedere quelli che non sono tuoi amici. Esatto. E microblogging perché il post di Twitter deve essere lungo massimo caratteri. Non è tanto importante il fatto di twittare moltissimo, è più importante la capacità di interazione per farsi conoscere. Interazione significa che qualcuno dei tuoi follower ritwitta, cioè ricondivide qualcosa che tu hai pubblicato, oppure che tu interagisci attraverso la chiocciolina, quindi chiamando direttamente in causa qualcuno, puoi avere una conversazione. Twitter di per sé non è molto intuitivo come piattaforma per avere delle conversazioni, però se io sto cercando, non lo so, una casa in affitto in una zona di Milano, può essere utile per cercare all'interno del mio network di follower qualcuno che potrebbe avere un'informazione relativa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna sapere interagire con la propria base di follower. Ecco, lanciare delle domande, anche in questo caso, è un modo per ottenere delle risposte. Nel momento in cui si ottengono delle risposte, i follower di chi mi ha risposto lo vedono nel suo tweet che questa persona sta parlando con me, quindi magari si incuriosiscono e vengono a vedere io chi sono e quindi decidono di seguirmi. Ecco, questa capacità di aumentare la base di follower attraverso le interazioni. Oh, naturalmente alla fine manca la domanda fondamentale: ma perché? Cioè, dovrei fare tutto questo? Cioè, perché dovrei perdere tutto questo tempo su Twitter? La risposta è personale. Adesso qui vi salto il glossario, trending topics, liste, reply, stream, eccetera. Cioè, diciamo che tu apri Twitter e ti trovi uno stream, cioè un flusso immenso di gente che sta parlando di cose varie. Oddio, non lo conosco. Com'era? Raccontamelo. Una chat. Tutto ciò che le persone dicevano a prescindere da quello che dicevano e che non dicevano, però poi ogni tanto c'erano conversazioni personali con gente. Ah, ok. E potevi seguire le diverse. E quelli che tu vedevi erano quelli che tu avevi scelto di seguire? No, erano tutti. Vedevi tutti. Le stanze, diciamo. Ah, ok. Sì, c'erano tutti. E la cosa fondamentale di Twitter è crearsi un seguito e a propria volta seguire un gente sulla base di alcuni argomenti che abbiamo in comune. Cioè, hanno preso l'hanno rivestito a nuovo. Io non lo conoscevo nemmeno che ci fosse stato questo progenitore di Twitter. Per cui la prima impressione può essere quella di un rumore di fondo pazzesco, tra cui è impossibile selezionare cosa mi interessa e cosa no. Se voglio seguire tutti è impossibile. Se voglio cliccare sul link che nel giro di 10 minuti hanno messo, è impossibile. A parte che appunto è velocissimo, però. Quindi la prima cosa fondamentale è decidere. Se voi vedete infatti le brevi bio o descrizioni delle persone che sono su Twitter, quelle fatte bene dicono quella persona di cosa si occupa, in modo tale che tu decidi di seguirlo se tratta degli argomenti. Poi ci sono anche i buontemponi e i qualunquisti e quelli che mettono là la battuta, eccetera. Però io decido di seguire mediamente persone che, non lo so, l'economista, il giornalista, oppure al contrario il blogger di un determinato ambito. Ci sono i VIP, ci sono i politici. Twitter adesso se ne è parlato molto proprio perché ci sono arrivati i VIP e i politici. E il Papa.
Esatto, è stato un evento incredibile. Però sì, di fatto è come se fosse un'enorme bacheca su cui arrivano i fatti e i commenti del mondo, di quel mondo particolare che io ho deciso di crearmi intorno sulla base delle mie preferenze. Che ho selezionato, quindi la prima cosa da fare bene è scegliere chi seguire e poi magari periodicamente fare manutenzione decidendo di smettere di seguire alcuni e invece cercarsi degli altri. Quando dici un buon equilibrio tra follower e following è premiato dai contenuti di posizionamento, in che senso? Sì, se tu follow rispetto a follower, se al contrario non lo so, io credo che questo si riferisca al follow, a non avere troppi follow rispetto, sì, per cui appunto se noi mettiamo il nostro nome e cognome viene fuori Flavia Rubino è su Twitter, no? Flavia Rubino è su Facebook, viene fuori sul motore di ricerca, il mio profilo. No, cioè su Instagram non ci sono, per esempio. Non ce la posso fare, no? Cioè, appunto, ognuno fa delle scelte. No, è colpa del BlackBerry. Ah! E poi come di solito all'inizio uno osserva, di solito Twitter è fatto in una maniera tale che appunto all'inizio ti lascia un attimo perplesso, poi dopo un po' che hai osservato e hai visto gli altri cosa fanno, decidi un po' qual è il tuo stile, no? Usano dei tweet promozionali per comunicare offerte speciali, eccetera. Non possono farne troppi, perché ancora una volta un buon piano editoriale su Twitter dovrebbe essere basato su un buon equilibrio di contenuti. L'importante è esserci, nel senso di se ho un account su Twitter poi lo devo seguire, ecco, è la stessa cosa che vale per tutti i social network. E fa scelte grandi più con gli altri miei di contatto, mia presenza web. Persona deputata a seguire le mail è lavativa, non gliene frega niente, mentre la persona che su Twitter è in pubblico, questa è la differenza. Essendo in pubblico, no, ma è anche una persona con competenze, approcci e mentalità diverse, essendo un social media manager sa che quando qualcuno scrive deve rispondere, è proprio l'approccio culturale. Io ho scritto mille mail, non ne avete risposto a nessuno, si è preoccupato subito di rispondere. E ti ha detto scrivi un'altra mail. Fantastico comunque questo. Allora, ci sono molte cose che le aziende possono fare e stanno facendo grazie al marketing, grazie a Twitter, anche perché hanno visto un dato come questo, che cioè il 40% degli utenti Twitter segue un brand per accedere a offerte e promozioni speciali e il 75% di quelli che seguono un sono più propensi ad acquistare da quel marchio, da quell'azienda. E quindi le aziende usano usano Twitter per marketing, ovviamente, per service, affidare ad una spokesperson, cioè ad un portavoce, la propria identità aziendale, se ci pensate. Cioè qualcuno che sta su Twitter e che risponde al primo utente che scrive è come se fosse un manager dell'azienda, cioè è un rappresentante a tutti gli effetti dell'azienda, quindi
Di solito si preparano dei piani con cui si dice parleremo di questo, questo e quest'altro, la frequenza sarà questa, in questi giorni pubblicheremo questo, in questi altri, eccetera. E poi ci sono delle domande e risposte in caso di crisi, cioè per poter rispondere alle domande scomode. Ci sono le domande e risposte più usuali e poi appunto in caso di attacchi, di eventi particolari, chi gestisce Twitter deve avere un canale molto rapido, molto diretto con l'azienda per poter interagire. L'hashtag è un fenomeno che può essere addirittura analizzato dal punto di vista semantico, perché è un fenomeno in alcuni casi spontaneo, cioè il modo in cui gli utenti decidono di etichettare un determinato argomento, e dà origine anche a dei fenomeni virali di rapidissima diffusione di un hashtag nel giro di un paio di giorni, che, e poi l'attenzione cala, no? Tant'è vero che vengono definiti quasi dei meme, cioè i meme sono quelle unità, quasi come se fossero delle unità di un codice culturale che si diffonde, come se fossero dei geni, ecco, che passano da un messaggio all'altro. Questa è la definizione pseudoscientifica e da me molto semplificata di meme. Gli hashtag sono il tipico fenomeno, appunto, rappresentano un segnale di un umore dell'audience, del pubblico, per cui si possono addirittura decodificare e mappare, per esempio nel periodo delle elezioni vengono fatte delle analisi per interpretare l'umore dell'elettorato, della gente. Lo stesso hashtag può avere diverse aree di significato, quindi puoi andare a vedere quanti utenti, quanti tweet vertevano su quel significato e quanti sull'altro. Per esempio questa mia collega in questo esempio aveva fatto un'analisi dell'hashtag Ciusi quando la Fornero disse non siate Ciusi. Allora alcuni l'avevano presa sul lato semantico italiano, inglese, eccetera, e quindi i commenti vertevano su quello, altri ovviamente su aspetti economici, sociali, i giovani, c'era tutta una serie di temi che verteva intorno a questa parolina che per qualche giorno ha, diciamo, spopolato, esatto. E come in tutte le strategie di presenza digitale, quindi strategie digitali, anche Twitter, così come la pagina Facebook, richiede un piano editoriale. E un piano editoriale che deve avere un buon equilibrio tra contenuti promozionali, contenuti informativi e contenuti di relazione, per cui bisogna trovare il giusto mix per ciascun account. C'erano degli esempi, per esempio l'account Le Frecce Trenitalia su Twitter fa dei tweet di servizio con aggiornamento del tempo, eccetera eccetera, altri di informazione, di promozione, ingresso omaggio al cinema, eccetera eccetera, e altri invece proprio di interazione diretta con un utente che aveva a 9 euro e loro gli hanno risposto chiaramente buon viaggio. Ovviamente quando vedi il tweet positivo ti agganci subito, la cosa più difficile è rispondere alle critiche e ai disservizi, ovviamente, no? Se poi lo sfrutti, sì. Anche questo è un tweet di relazione che è stato famoso nella comunità degli addetti ai lavori, cioè è Troni che ha intercettato, ecco, quella che diceva: quando ero piccolo andai da Troni, iniziai a premere tutti i bottoni di un frullatore costosissimo, si ruppe, e ha usato l'hashtag Le più grandi figure di, e Troni le ha risposto: non importa, ti abbiamo perdonata, posso trovarci quando vuoi. Ecco, questo è saper tenere il polso e cogliere le opportunità interagendo con gli utenti. E poi le statistiche, perché così come su
Così come su Facebook ci sono tutti gli insight, si chiamano così, quelle metriche che vi dicevo prima, la reach, quindi la portata, gli utenti coinvolti, le persone che parlano di te. Così ci sono anche delle piattaforme su cui si tirano fuori le statistiche sull'andamento degli account, quanti sono cresciuti i follower, quanti hanno fatto dei follow, quanti sono i tweet. Diventa appunto una misurazione di performance anche questo. Poi ci sono i social network visivi. Vediamo se per caso nel tempo che ci rimane, in teoria sarebbe anche finito. Magari anziché parlare di Instagram e Pinterest, vediamo degli esempi concreti di... Ecco, era un dato su LinkedIn, visto che qualcuno lo ha citato prima. È stata fatta un'indagine a livello europeo. Ha mai cercato lavoro tramite un sito di social network? Sì, il 66%. Ha mai trovato lavoro tramite un social network? Sì, il 20%. Però dal lato del... effettivamente l'ha assunto di LinkedIn ancora per ricevere e ancora bassino. Questo è un dato di, non lo so, un anno fa, però sicuramente in crescita l'uso di Twitter per fare corporate identity, cioè adesso le pagine delle società, cioè di chi ha un'attività economica e vuole farsi conoscere in una community di professionisti, offrono molti più strumenti rispetto a prima, perché LinkedIn ti consente, sì. Sì. Ah sì. Leggere il profilo per avere un'idea nel sociale come si. Ma sì, cioè, è ovvio che io oggi come oggi, se ricevo il curriculum di qualcuno e nel suo curriculum mi mette che ha un blog, vado a vedermi il blog. Il profilo su LinkedIn vado a vedere come lo tiene, perché potrebbe essere trascurato, potrebbe essere scritto male, se invece è una persona molto strutturata, molto, cioè lo stesso tipo di valutazione. Però posso anche cercarlo su Facebook. Su Facebook vedo che tipo di persona è. Sì, sì, i datori di lavoro lo usano. Cioè. Mi sono informata su chi ero. Certo. Chi era questa persona? Certo. Quando sono andata per dire, e io gli ho detto che l'avevo cercata, quando è rimasto spaventato, perché io avevo detto, cioè, tu c'hai figli, muoio. Oddio, sei spaventato perché avevi preso delle informazioni, sì, personali. Ma più di contatto. Vabbè, sei fatto bene a prendere una pare di dire, ma non dovevi dire. Sì. Sulla società. Ah, su lui direttamente, ho scoperto che aveva un profilo pubblico e quindi aveva visto tutta la festa di compleanno del bambino, cioè lui poi soprattutto si presentava come una persona abbastanza, io l'ho visto in certe fotografie, quindi sono andata anche molto... Sì, no, tu hai buona fede, in realtà un datore di lavoro non vuole essere guardato su tutto, non si mette bene. Non avrebbe dovuto mettersi in condizione, certo. In effetti, se sei un selezionatore del personale, la prima cosa dovresti essere un po' discreto. Vabbè. In realtà più lo usi, non è che ti accorgi. Sì, ho visto su Facebook, ma io parlo di un'esperienza personale, sì, non avevo internet sul cellulare, e quindi ho da 5-6 mesi, sì, il cellulare c'è qualcosa, io da qualche mese, da 3 mesi, no, proprio ho capito che arma può essere, arma a doppio taglio. E quindi bisogna creare delle limitazioni, sennò veramente diventa un problema. Allora, io poi l'ultima parte della presentazione riguarda alcuni esempi concreti di progetti di marketing fatti insieme alle mamme. Ops. Ah, ho
Flavia, quindi possiamo anche chiudere qui. Oppure sì, facciamo un breve giro di commenti su cosa vi interessa, cosa vi piacerebbe. No, perché è proprio sapere che devono chiudere l'emozione. Ah, chiudere l'emozione è sempre. Va bene, allora queste cose le vedrete direttamente sulla presentazione, cioè c'erano un po' di. Questo non so. Beh sì, mi avrebbe fatto piacere raccontarvi un po' di questi progetti che abbiamo fatto, anche dell'atteggiamento delle persone in questi progetti, perché appunto ci sono delle aree anche un po' critiche, no? Quando chiami delle persone a partecipare insieme a te a dei progetti di marketing, c'è il lato oscuro dei social network, ci sono le buone e cattive regole della conversazione. A me mi aveva curiosità quella della barilla, perché io ho fatto da anni, parlo della pubblicità dei mulini bianchi come principale causa delle depressioni post-parto, della disistima delle donne, queste famiglie perfette che non esistono, che creano nelle donne un senso di inadeguatezza. Ma a dire la verità loro si stanno molto, sono molto più moderni di quello che noi a nostra volta con questo stereotipo del mulino bianco continuiamo a, cioè in realtà loro sono andati avanti, però noi continuiamo a dire che il mulino bianco è perché siamo fermi agli anni 80, probabilmente. Cambiate. Le pubblicità sto parlando di 10 anni fa, sì, 10 anni fa, sì, 10 anni fa. Potremmo comunque traslare per esempio sulla Kinder, no? Dove a colazione la mamma è bella, si sveglia già rantucata, quindi siamo abituati di mamma a guardarci diversamente. No, effettivamente ti senti inadeguata, perché fa solo una persona che vede dormire. Esatto, poi se volete queste buone regole della conversazione online eccetera, anche io ho scritto un libricino e questo libricino lo trovate scaricabile da quel link, ma anche se andate su Talking Village, The Talking Village, lo trovate lassù. Mi hai likeato, grazie mille. Sì.